L'argento continua a salire ancora, ancora e ancora. Cosa sta succedendo? E questo è il momento giusto per comprare o vendere le monete d'argento? Lo scopriremo durante questo video. Di monete d'argento ne esistono veramente tantissime tipologie. La principale suddivisione che possiamo fare è tra monete da investimento e monete da collezione o monete destinate ai numismatici. Per monete di investimento intendiamo ad esempio le 500 lire caravelle. Sono delle monete semplicissime che, essendo circolate, vengono vendute a peso dell'argento contenuto all'interno delle stesse monete. Abbiamo poi anche le once d'argento, monete che anche queste nascono per investire e acquistare monete in argento e che poi però nel corso del tempo, come vedremo, si sono trasformate anche in monete numismatiche, quindi è nato un collezionismo di once d'argento. E ci sono poi monete d'argento che io definisco prettamente collezionistiche, numismatiche, ad esempio in questo caso vi sto mostrando uno scudo di Vittorio Emanuele II in slab, che comunque presenta un alto requisito qualitativo che lo rende a tutti gli effetti una moneta da collezione. Ma la domanda sorge spontanea a questo punto: questo è il momento giusto per acquistare l'argento? O questo è il momento giusto per iniziare a vendere monete d'argento? Bene, o direi male, perché in realtà non esiste una risposta univoca a questo quesito. Quindi devo vendere le mie monete d'argento? Dipende. Ma per capire esattamente cosa convenga fare in questo preciso istante, dove l'argento ha superato i 27,23 euro all'oncia, lo scopriremo in questo video. Infatti dobbiamo capire innanzitutto cos'è l'argento e a cosa serve. Perché sì, l'argento, a differenza dell'oro, è un materiale diverso e che possiede soprattutto delle caratteristiche diverse e degli utilizzi diversi. È infatti un materiale sì prezioso, ma al contempo un materiale utilizzato moltissimo all'interno dell'industria. Grazie alle sue caratteristiche intrinseche di conducibilità, di riflessione, di capacità antibatterica o di malleabilità, è un materiale che viene utilizzato in innumerevoli settori industriali ed è per questo che il suo andamento in borsa è molto legato all'andamento del mercato, perché si tratta a tutti gli effetti di un materiale industriale. Troviamo l'argento, ad esempio, nel settore dell'elettronica, quando si vanno a realizzare tutti i circuiti, viene utilizzato l'argento. Oppure pensiamo alla realizzazione delle batterie delle auto elettriche, quelle moderne che vengono realizzate tutti i giorni, o agli specchi. Viene utilizzata, ad esempio, una lastra di argento che viene posta dietro il vetro per andare poi a riflettere la luce. Ma pensiamo anche al settore della fotografia, al settore aerospaziale, il settore delle auto, l'automotive, anche il settore della medicina. Infatti l'argento possiede delle proprietà antibatteriche. Grazie a tutte queste peculiarità dell'argento abbiamo capito che questo materiale non è solo un materiale di investimento, un materiale che si compra come l'oro, sì, viene utilizzato magari per realizzare dei gioielli, ha comunque un utilizzo nella vita concreta, nella vita reale, più limitato. Qui invece abbiamo un utilizzo molto molto importante e di conseguenza l'argento si lega a stretto giro alla vita di tutti i giorni. Abbiamo quindi visto monete da investimento e monete da collezione, monete da investimento, come dicevo, le once, che poi nel corso del tempo sono diventate anch'esse monete collezionate e dal valore numismatico notevole. Infatti determinati esemplari, determinati anni hanno comunque una certa rarità e un certo prezzo, e lo stesso discorso si può dire anche per le monete numismatiche, il cui prezzo è, nella maggior parte dei casi, quando si sale sempre di più di conservazione, slegato dal materiale, in questo caso argento, alla base delle monete. È un po' il discorso simile a quello che facciamo per l'oro. Poi sicuramente l'argento come moneta da collezione è un materiale molto interessante, perché a contatto con l'aria, a contatto con gli agenti atmosferici,
tende sullo strato superiore a formare la cosiddetta patina, che non è altro una reazione chimica del materiale argento con appunto gli agenti atmosferici, il sole, l'aria, tutti questi agenti che vanno a formare la patina, che possiamo definirla una sorta di protezione della moneta stessa nel corso del tempo, una sorta di capsula del tempo. Infatti la patina è quel velo che si va a formare sopra la moneta, che può essere di vari colori, nero, può essere color nocciola, può essere veramente di tantissime tipologie, e si va a formare sopra le monete d'argento con il trascorrere del tempo, e le va a tutelare, le va a vestire, va a creare questo vestito della moneta che le rende veramente uniche. Ma a questo punto rispondiamo alla domanda iniziale: vale la pena in questo momento acquistare o vendere le monete d'argento? Bene, le monete d'argento rispetto a quelle d'oro partiamo col dire che sono molto molto più accessibili, hanno prezzi molto più contenuti. Se un grammo di argento vale 88 centesimi, un grammo di oro invece vale 70 euro e passa. Quindi sicuramente la moneta d'argento è molto più accessibile per quasi tutte le tasche, ed è una moneta per questo che viene collezionata da tantissimi collezionisti. Monete da investimento, monete da collezione, ma vale veramente la pena acquistare in questo momento, visto che abbiamo detto 27 euro all'oncia costa? O conviene allora dire: l'argento è molto alto, vado e vendo, non so, le mie once d'argento, vendo le mie monete della mia collezione? Bene, se si tratta di moneta collezione, come ho detto, secondo me il prezzo del materiale, più si sale in conservazione, quindi più andiamo magari verso lo splendido, il fior di conio, e più c'è la rarità della moneta, e più è slegato dal valore del sottostante dell'argento. Quindi in quel caso secondo me non conviene vendere, se si è effettivamente dei collezionisti. Se si è degli investitori invece conviene valutare seriamente questa possibilità, e io provo a darvi una risposta. Tanti di voi a questo punto del video penseranno: allora a questo punto è giusto vendere, perché l'argento è ai massimi, è sempre più alto. Tra poco raggiungeremo, non dico i massimi, ma poco ci siamo, perché il massimo è stato raggiunto a 1 euro al grammo, se non sbaglio. Adesso siamo a 88 centesimi, e allora non vale la pena comprare e investire in monete d'argento. E qui vi dico che in realtà vi sbagliate, perché la storia dei mercati finanziari ci viene in nostro soccorso. Esiste infatti un indicatore molto accurato che va a descrivere il rapporto tra l'oro e l'argento, il silver ratio. Questo indicatore serve a misurare il rapporto di prezzo tra l'oro e l'argento. Grazie a questo indicatore si vuole capire: ma con un'oncia d'oro quante once d'argento potrò comprare? O con un grammo di oro quanti grammi di argento potrò comprare? O anche con un chilo di oro quanti chili di argento potrò comprare? Possiamo utilizzare tutta la scala. Più questo indicatore aumenta, e più significa che possiamo con un'oncia d'oro acquistare più once d'argento, il che significa che l'argento vale meno rispetto all'oro. Quindi, proprio per riassumere, più questo indicatore è alto e più l'argento è a sconto, costa meno rispetto all'oro. Più è basso, più l'argento è caro rispetto all'oro. E in questo momento l'indicatore è 84, ma questo valore preso così singolarmente non vuol dire nulla. Andiamo a vedere la media storica. In media, storicamente, un'oncia d'argento viene scambiata con 50/60 once d'argento, che significa che in questo momento noi possiamo scambiare un'oncia d'oro con 84 once d'argento, che ci porta a concludere che in questo preciso istante l'argento rispetto all'oro è sottovalutato. Quindi, volendo seguire alla lettera questo indicatore, in questo preciso istante bisognerebbe acquistare l'argento, non l'oro, ma l'argento. Questo è un indicatore molto importante, ma comunque è relativo alla misurazione del prezzo dell'oro e dell'argento. In questo caso abbiamo visto che l'oro è salito veramente tantissimo, è ai massimi storici. L'argento poco ci manca, quindi comunque è normale
che sia così alto questo rapporto, perché l'oro è salito, l'argento però è salito leggermente meno rispetto all'oro, come abbiamo visto rispetto alla media storica. E per rispondere una volta per tutte a questa domanda, conviene acquistare o conviene vendere? Secondo questo indicatore conviene acquistare, però nulla vieta poi di vendere. Io non posso dare consigli finanziari in merito perché non ne ho titolo e comunque sono un collezionista principalmente e non sono un investitore, però comunque l'argento è vero, è molto alto. Ad esempio le caravelle, adesso una caravella quota la bellezza di 8 euro ed è già abbastanza. Quindi secondo la matematica conviene acquistare. Però poi naturalmente ci sono le scelte individuali. Magari c'è chi dice: io ho acquistato le caravelle a 4 euro, adesso me le vendo a 7 euro e sono più che felice. E sicuramente questa è una scelta molto interessante. Collezionista, vi dico che questa cosa sinceramente non mi cambia molto, perché io colleziono monete in alta conservazione, slegate dal prezzo dell'argento, e quindi se troverò qualche moneta che mi interessa, che voglio acquistare da qui ai prossimi mesi, non credo che il valore dell'argento andrà a influire sul mio acquisto. Se questo video vi è piaciuto, scrivetelo qui sotto nei commenti, e se volete andremo a realizzare un video anche sul rame. Manca il rame all'appello, potremo fare anche un bel video sul rame. Euro, monete mondiali, monete del regno, monete della repubblica, ma dove posso acquistarle in sicurezza? Grazie al Lumishop oggi questo è possibile. È possibile acquistare direttamente dalla mia collezione le monete. È possibile comprarle direttamente dal sito di Lumismatica. Lumishop, perché le monete parlano da sole.